Eccoci qui ragazzi in campo, sempre al CT Decimo Manu. Il video precedente l'avete visto, era l'allenamento in campo con Marco De Sì e Nicolo De Sì in Sardegna per i campionati italiani di seconda categoria. E qui ho il piacere di provare la versione Pro Stock della Head Radical MP, versione XL di Marco, al seguito di quelle che sono state le modifiche sulle specifiche di base che ha effettuato insieme a Christian Famal di Matchpoint. Qui sono in campo con Nicolo De Sì, fratello di Marco, classifica fit 2-4. Ce la farò? Come me la caverò in questo palleggio? Ma prima di cominciare mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e seguimi anche su Instagram e su TikTok. Facciamo crescere la community, abbiamo superato i 3000 iscritti solo su YouTube e stiamo crescendo anche sulle altre piattaforme. Facciamoci sentire. Forza ragazzi! Nicolò sta giocando con una Pure Aero versione XL, una versione stock, quindi non ha effettuato modifiche di nessun tipo. Ecco le caratteristiche tecniche a schermo in modo da poterle vedere. Una racchetta che generalmente si adatta molto bene al suo gioco perché è prevalentemente aggressivo da fondo campo, gioca molto arrotato, utilizza molto gli effetti e comunque sostiene anche la sua mole fisica che diventa abbastanza importante. Marco si è ritrovato a dover fare queste modifiche perché una volta messa sotto analisi la racchetta, il telaio, ha scoperto di avere a che fare con delle specifiche leggermente complicate da gestire. Stiamo parlando di 470 punti di inerzia una volta incordata la racchetta, con un peso di base di 320 grammi e un bilanciamento di 32 cm. Ora, essendo una racchetta XL circa 70.5 cm, chiaramente diventa molto più alto questo dato di inerzia di swing weight e tutto ciò si traduce in una ingombranza del telaio nel momento in cui lo devi muovere nell'aria. Avevo fatto la recensione, quindi puoi andare a rivederla, ed è una racchetta che obiettivamente è molto complicata, è una racchetta che non perdona, si muove in maniera complicata nell'aria, devi essere sempre preciso, perfetto, giusto con il timing, e allora diventa un problema se il tuo livello non è sufficientemente elevato. E c'è da dire un'altra questione, che anche avendo un livello tecnico e fisico e atletico importante, comunque non si è esente da potenziali infortuni, perché è un'inerzia obiettivamente da galera. Nemmeno i pro utilizzano delle inerzie così alte a racchetta incordata. C'era un video in cui Tennis Nerd parla per esempio della racchetta di Carlos Moya, una Bubblehead Soft Drive, che aveva un'inerzia vicina ai 400 punti incordata, figlia anche di un bilanciamento molto spostato sulla testa. Oppure faceva vedere un video di Serena Williams per lo stesso discorso di una racchetta XL in quel caso. Ora, con Marco quello che è successo è che si è portato due dei suoi telai da Christian Famal di Matchpoint per rivedere le specifiche, quindi ci siamo ritrovati in campo per vederle insieme, quindi tirar fuori anche questo contenuto. Ho avuto modo di provare entrambe le racchette e ne ho preferito una delle due, che è l'opposto di quella che lui ha preferito. Le specifiche hanno portato le racchette più o meno entrambe ad un'inerzia intorno ai 370 punti prima di essere incordate, quindi aggiungiamo circa 30 punti per avere il dato di base, quindi siamo scesi di circa 60, 70, 80 punti rispetto a prima. È arretrato un po' il bilanciamento in entrambe le opzioni e quello che cambia è il peso. Per una che è rimasto 320 grammi e per una è diventato 315 grammi. Ecco, inutile dirvi che io ho preferito questa versione da 315 grammi, l'ho trovata più gestibile per le mie corde, per quanto abbia comunque sentito sulla mia spalla il dato di inerzia così elevato, non lo nascondo. Cosa mi porto a casa da questo allenamento? Che per la maggiore ho visto, testimoniato e ho assistito al grande livello di gioco che i fratelli De Sì, Marco e Nicolò hanno messo in campo. E cosa mi è rimasto da quando ho, come dire, preso in mano la racchetta e iniziato a scambiare con Nicolò e con Marco?
Mi è rimasto che, ragazzi, a quei livelli è difficile riuscire ad essere sempre precisi nei colpi. Lo è quando giochiamo, insomma, in quarta categoria, figuriamoci in seconda categoria e soprattutto a livelli così alti di seconda categoria. Dall'altra parte posso dire questo, che nel momento in cui entriamo nel giusto mindset, nel giusto approccio, per cui crediamo in noi stessi, nei nostri colpi, a patto che abbiamo un bagaglio tecnico e una pesantezza di palla che è nelle nostre corde, nel nostro braccio, ed è solo una questione di doverla liberare, allora ce la possiamo giocare, ma non ce la possiamo giocare per vincere, perché anche un 2-2 con un 2-4, un 2-5 magari vince 6-0, figuriamoci con un 4-1 o un 3-1. Però voglio dire, a volte ci facciamo dei castelli, delle sovrastrutture per cui è impossibile che io possa giocare con un giocatore di questo tipo. Invece no, avendo una base di partenza solida, se abbiamo il livello dalla nostra parte, possiamo salire di qualche step che eventualmente è necessario per poter divertirsi e godersela, diciamo, anche con giocatori di questo livello. Onestamente io voglio ringraziare tantissimo Marco e Nicolò per avermi offerto questa opportunità, perché ogni volta per me è una grande opportunità di crescita e mi fa capire che, quantomeno in un palleggio, anche centrale se vogliamo dire, posso lasciare andare il braccio e so di poter quantomeno riuscire a scambiare anche con giocatori di questo livello. Chiusa questa parentesi, che rimane comunque un invito anche a voi ragazzi, credeteci, avete il potenziale per fare molto più di quanto pensate, e se non ci siamo ancora riusciti, uso il noi perché anche io sento di non aver liberato appieno tutto il mio potenziale, è solo questione di tempo, dobbiamo continuare a battere il chiodo. Detto questo, arrivando alla chiusura, i ragazzi sono molto giovani, Nicolò neanche 20 anni, Marco poco più di 20. Io veramente vi auguro il meglio, avete davanti un futuro nel mondo del tennis, speriamo a livello professionistico come giocatori e poi magari come insegnanti, manager sportivi o chissà altro. Onorate la Sardegna, lo state facendo, da sardo sono orgoglioso e sono veramente molto contento di nuovo di aver potuto condividere il campo con voi, quindi vi faccio in bocca al lupo per tutto e al prossimo video insieme. Grazie a chi è arrivato fino a qui e si è goduto questo palleggio con Nicolò Dessì. Grazie a tutti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e spacchiamo tutto, ragazzi.